Venne una carestia nella terra, dopo quella che era già stata ai tempi di Abramo. E Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Cari fratelli, cari sorelle, ci sono nella Bibbia per ben 43 volte viene scritto, descritto il termine carestia. Carestia Abramo, carestia Isacco. Il grande figlio di Abramo, Isacco, il figlio del sorriso, il figlio della promessa, il miracolo vivente, vive anche lui una carestia. Cosa ci insegna? Che ognuno di noi ha una carestia da affrontare, una prova da vivere, delle situazioni difficili nelle quali entra. Nessuno è esente da queste cose, anche perché, come dice come dicono le Sacre Scritture, se uno è esente dalla correzione, dalla prova della fede, non è figlio di Dio. Ma noi siamo figli di Dio e quindi tutti noi, giustamente, per il nostro bene, passiamo e passeremo queste carestie, queste prove. Solitamente le nostre preghiere sono: Signore, blocca questa cosa, risolvimi questo problema. Allora, giustamente, umanamente, perché a nessuno piace passare una prova, una difficoltà, umanamente, ma se noi siamo cristiani, la ragioniamo come Cristo. E quindi ecco che lo Spirito Santo viene in nostro aiuto e ci fa capire che quella situazione ci serve. Noi non siamo fatti per stare qui sulla terra, siamo di passaggio. Vi ricordate, c'è scritto ancora da un'altra parte, che visse come forestiero, che Isacco visse come forestiero lì e avrebbe poi dato la terra definitiva in un altro modo in futuro. Ecco che noi siamo forestieri qui sulla terra e le cose che noi passiamo qui sulla terra servono per la nostra eternità, a partire da adesso, perché l'eternità è la comunione con Dio perfetta, l'eternità è la vita di Dio che ci viene comunicata. E perché ci venga comunicata sempre di più questa eternità, questa presenza perfetta di Dio, abbiamo bisogno di prove, abbiamo bisogno che la nostra fede venga purificata. Quando è che io e te sappiamo di avere fede? Quando tutto va bene? Beh, ma quando tutto va bene tutti stanno bene, ma è quando è l'ora della prova che si vede dove c'è fede, in chi c'è fede. È solamente nell'ora in cui viene provato il nostro carattere che viene fuori chi siamo veramente. Guardate che la persona, diciamo, il vero della persona viene fuori quando viene messa alla prova. Ah, io sono una persona calma. E appena qualcuno mi dice qualcosa mi arrabbio, però io sono una persona calma. No, non si può dire che sei una persona calma finché non viene provata la tua calma con qualcosa che cerca di togliertela. Se rimani nella calma, allora significa che la tua base è proprio la calma. Ah, io sono una persona dolce con chi se lo merita. No, non sei una persona dolce con chi se lo merita, perché se sei una persona dolce tu lo sei con chi se lo merita e anche con chi non se lo merita, perché se tu sei dolce lo sei. Lo zucchero è zucchero, sia che lo metti nel caffè, sia che lo metti, lo infili da un'altra parte, lo zucchero rimane zucchero. Ecco che le varie prove, le varie situazioni servono per farci capire qual è il nostro punto, qual è il nostro livello di fede, a che punto siamo. Ogni prova, ogni carestia, ogni difficoltà viene quindi per il nostro bene. Isacco non fu esente dalla prova, ma dovette passarla. Abbiamo visto nella tappa precedente che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quindi ognuno di noi è figlio di Abramo, ma ognuno di noi come Isacco deve diventare poi padre di Giacobbe, e per diventare padri dobbiamo prima diventare uomini e donne. Quegli sposi, in Osea Dio dice: la porterò nel deserto, là la farò mia sposa, nel momento che la purificherò nel deserto. Nel deserto, nel luogo della prova, toglierò dalla sua bocca, dal suo cuore Baal, ogni legame, ogni cosa sbagliata, trasformerò il suo carattere, dice Dio, e allora la farò mia sposa. Ecco, quindi, per tornare a quello di ieri, per diventare padri e madri dobbiamo diventare sposi e spose, e per diventare sposi e spose ci va la carestia, ci va la prova. Ci va la situazione in cui il nostro cuore viene messo alla prova, viene purificato, dove comprendiamo se sappiamo veramente amare o non amiamo, dove sappiamo se veramente ci fidiamo o non ci fidiamo.
dove veramente sappiamo se siamo reali o se viviamo ancora delle menzogne. Scrutami, o Dio, mettimi alla prova, dice il salmista, vedi se percorro una via di menzogna, perché non lo voglio. Ok, e Dio risponde al salmista, Dio risponde a questa nostra esigenza con la carestia, con la prova. Esistono quindi nel mondo e poi personalmente delle prove. Impariamo quindi a vivercele bene, così almeno cresceremo e Dio porterà avanti il suo progetto come poi farà con Isacco. Dio si aspetta che io e te siamo fedeli alla chiamata, che non ci spaventiamo, che ci fidiamo di Lui. Quando è che ci si fida di Dio? Proprio nel momento della prova. Quando è che mio figlio mi corre incontro? Quando magari e urla, quando magari vede che qualcosa non va e allora mi salta in braccio. Ecco che la prova, la carestia, fa sì che noi saltiamo in braccio a Dio. E in quel momento parliamo ancora di più con Lui, diciamo ancora di più a Lui tutte le nostre cose e terminiamo dicendo: Gesù, confido in te. Ci fu una carestia con Isacco, come quella che fu con Abramo. Una carestia, una prova, una difficoltà, una croce da portare affinché possiamo crescere, affinché possiamo essere purificati, affinché la nostra fede, che è più preziosa dell'oro, ma l'oro viene purificato al fuoco, così anche la nostra fede viene purificata al fuoco della prova, della carestia. Ed allora, Spirito Santo, non vogliamo più chiederti di togliere ciò che è giusto che passiamo, ma ti chiediamo la forza di stare, di vivere bene la prova, la carestia, la difficoltà, l'attesa di quel miracolo, l'attesa di quella benedizione. Ti chiediamo di venire, Spirito Santo, nel nostro cuore in questo momento e di lavorare lì. Così il nostro cuore sarà lavorato dalla tua presenza e dalla prova che passiamo. Spirito Santo, vieni a darci tanta shalom, tanta pace. Vieni ad abitarci affinché noi possiamo abitare questa prova, restare in questa situazione stando all'ombra delle tue ali finché il pericolo sia passato. Donaci di restare alla tua presenza in noi. Così non saremo disperati, così non saremo impauriti, così non ci prenderà lo scoraggiamento, ma riusciremo a essere fedeli alla chiamata di essere cristiani in ogni momento. Sì, Spirito Santo, donaci questa perseveranza, questo evitare la fuga, restando alla presenza di Dio. Vieni, Spirito Santo, donaci anche rivelazione, cioè rivela al nostro cuore che questa situazione ci è necessaria per il nostro bene. Parla al nostro inconscio, lì dove nasce la paura, lì dove nasce il terrore, lì dove nascono tutte quelle emozioni che poi ci fanno scappare. Vieni in questa parte più profonda, in questo cervello rettile che c'è dentro di noi, in questa parte inconscia che reagisce velocemente a tutte le cose. Vieni e pacifica questa nostra parte di cuore, così riusciremo a stare nella situazione, a stare nella turbolenza, a stare nella tempesta senza avere paura, perché tu, Gesù, hai sgridato i tuoi discepoli perché nel temporale non hanno avuto fiducia. Vogliamo restare in questo temporale con la piena fiducia. Vogliamo risvegliare la fede e la fede al momento giusto placherà il temporale e noi giungeremo all'altra riva e quindi saremo vittoriosi anche in questa situazione. Viva la carestia, viva la prova! Allora, umanamente la nostra mente, il nostro cuore non l'accetta, ma divinamente, perché noi siamo stati creati divinamente da Dio, c'è quella parte dentro di noi, illuminata dallo Spirito Santo, che capisce che quella situazione porterà salvezza, porterà purificazione, porterà una crescita. San Paolo dice: siamo felici anche quando arriva la prova, perché la prova produce pazienza, la pazienza è una virtù provata, la virtù provata poi non delude, perché crea in noi la speranza.
E così lo Spirito Santo viene riversato ancora maggiormente dentro di noi. Vedete, quindi la crisi di Isacco ci insegna che ognuno di noi ha bisogno di passare certe situazioni per diventare quello che dobbiamo diventare. E allora chiediamo ancora tanto Spirito Santo perché ci aiuti a vivere bene oggi, in questo tempo, tutte le nostre crisi, tutte le nostre carestie, tutte le nostre prove, tutto quello che stiamo vivendo. Viverlo. Più lo vivremo, più passeremo dall'altra parte velocemente e più saremo cresciuti.